L'ho vista questa mattina. Davvero? A Trastevere. Eravate all'ospizio. Sì, Clarice dedica molte ore ai poveri e ai bisognosi. Mi stai suggerendo di sposarla? Tu sai che le nostre madri hanno parlato di matrimonio. L'ho saputo. Clarice, fin dalla prima volta che ti ho vista, hai avuto il mio rispetto. E perché se tu mi dai il tuo cuore, prometto davanti a Dio che me ne prenderò cura. Tu nemmeno mi conosci, Lorenzo. Non fare simili promesse. No, io non ti conosco. E tu non conosci me e non mi ami. Col tempo mi ameresti. E io amerei te. Con tutto quello che sono. Adesso e anche in futuro. Se qualcuno potesse convincermi, saresti tu. Ma nessuno può. Sei pronta davvero a rinunciare alla possibilità di essere madre, di avere una persona da amare, qualcuno che tenga a te? È vero ciò che dicono, sei bravo con le parole. Sono più che semplici parole, Clarice. Lei è mia moglie, Clarice De Medici. Questo momento è nostro soltanto. Al nostro primo incontro ha detto che se ne avessi dato il mio cuore, avrebbe promesso davanti a Dio di prendersi a me. Sono stato sciocco. Rinuncio all'amore, ma non al rispetto. Che privilegio poterti avere come moglie. Magari si sente solo. Forse dovremmo dargli un fratello o una sorella. Sapevo di potermi fidare di te. Clarice! Non sei con gli altri a festeggiare. Preferisco stare con te. Il tuo cuore era e rimane puro. Torna qui, vivi, per continuare a combattere. Lorenzo. Ti prego, proteggi. Lorenzo.